Io sono molto appassionato di panificazione, come sapete, ma facendo il cuoco mi diverto anche a sperimentare diverse combinazioni di ingredienti all'interno degli impasti. Uno dei miei abbinamenti preferiti di sempre è pomodori secchi e 'nduja, e ora vi faccio vedere come si fa. Ragazzi, quanto tempo che non parlavamo di pane! A me è mancato tantissimo e sicuramente è mancato un sacco anche a voi. In questo periodo comunque non ho smesso di panificare, ho fatto un sacco di esperimenti, ho fatto un sacco di pane, quindi prossimamente ci saranno delle novità anche per voi. Ho solo bisogno di un pochino di tempo che ultimamente faccio fatica a trovare, ma abbiate pazienza, arriveranno anche i video sul pane. Ma comunque oggi parliamo di pane. Questa ricetta si basa su quella del mio video principale che vi linko qui sopra se non l'avete visto. Se avete bisogno di maggiori spiegazioni o di più dettagli potete andare a recuperarvi quel video perché lì spiego tutto nel dettaglio. E già che ci siete, se volete iscrivetevi al canale, così io ve lo dico. Comunque, ho registrato questo video ad agosto, quindi se volete accorciare leggermente i tempi vi consiglio di usare un pochino più di lievito rispetto a quello che vi dirò nella ricetta. Ma visto che siamo in argomento, volevo cogliere l'occasione per parlarvi di come mi comporto con le temperature di solito. D'estate, se fa molto caldo, l'ideale sarebbe quello di usare dell'acqua fredda da rubinetto o al massimo a temperatura ambiente o qualche grado sotto. In questo modo rallentate leggermente la lievitazione che è già molto esplosiva. In questo caso, visto che faceva caldissimo, ho usato acqua quasi a temperatura ambiente, cioè intorno ai 28 gradi. Forse non è stata la scelta migliore, avrei dovuto usarla un po' più fredda. D'inverno invece vi consiglio di utilizzare dell'acqua leggermente tiepida, soprattutto se usate il lievito freddo da frigo come faccio io. In questo modo andrete a stemperarlo e risparmierete qualche ora di lievitazione. Comunque l'importante è non andare oltre i 30 gradi per non danneggiare i lieviti e per non forzare troppo la lievitazione. E un'altra cosa, tutto questo discorso che ho fatto vale solo se impastate a mano utilizzando la mia tecnica, perché se invece usate una planetaria il discorso cambia, bisogna stare più bassi con le temperature perché la temperatura si alza molto durante l'impasto. Ricordatevi che una lievitazione più lunga è disidrata per tutti i motivi che conosciamo. Come al solito vi lascio qui nel video una scansione temporale, ma è indicativa, dovete capire voi quando il pane è pronto e quando è il momento di proseguire con tutti i vari passaggi. Quindi, iniziamo alle 13:30 mettendo 270 g di acqua in una ciotola con 40 g di lievito madreliquido. Lo sciogliamo bene nell'acqua. Aggiungiamo 50 g di farina di segale oppure di farina integrale se preferite e 350 g di farina forte, nel mio caso la Garofalo 350W, ma potete usare qualsiasi farina davvero. Iniziamo ad impastare utilizzando i polpastrelli facendo in modo che tutta la farina si idrati bene e che non rimangano parti senza acqua. Con questo semplice passaggio di un minuto andiamo ad attivare gli enzimi necessari a formare l'impasto attraverso un processo che si chiama autolisi. Copriamo e lasciamo riposare 45 minuti. Alle 14:15 sciogliamo 8-9 g di sale in 30 g di acqua e li andiamo a incorporare all'impasto. Serviranno 1 o 2 minuti perché l'acqua venga assorbita. Possiamo aiutarci facendo qualche stretch and fold. Come vedete l'impasto inizia a prendere forma. Rimettiamo a riposare per 30 minuti. Alle 14:45 facciamo la prima piega, o meglio il primo di due stretch and fold per rinforzare l'impasto. Sempre con le mani umide, prendete un lembo dell'impasto, tiratelo verso l'alto e poi ripiegatelo per ripetere la stessa operazione per qualche volta. Mi raccomando, fate caso all'impasto che cambia, col tempo ci farete l'occhio. Dopo 45 minuti rifate la stessa identica cosa, quindi un altro stretch and fold. Ora prepariamo gli ingredienti per il ripieno, da inserire in fase di laminazione. Scoliamo dall'olio 30-40 g di pomodori secchi e li frulliamo per ottenere una pasta. Cercate di frullarli molto finemente perché in questo modo la maglia glutinica ne risentirà di meno. Questo è l'aspetto che deve avere. Poi tenete a portata di mano anche un po' di 'nduja, ne useremo qualche pezzetto. Potete decidere di usarne più o di meno a seconda del vostro gusto personale. Alle 16:15 inumidiamo il tavolo per fare la laminazione. Rovesciamo la massa sul piano e iniziamo a tirarla in tutte le direzioni per allungarla. Cercate di sfruttare il suo peso e l'elasticità. Continuate ad allargare bene in modo da avere uno strato di impasto abbastanza regolare e abbastanza sottile. A questo punto della lavorazione la maglia glutinica dovrebbe essere sufficientemente forte per reggere questo tipo di sollecitazione. Ora spalmiamo il pomodoro su tutta la superficie senza bucare l'impasto. Poi aggiungiamo dei pezzi di 'nduja, quanta volete voi, a me piace che si senta. Ora ripiegate l'impasto come per fare una piega semplice nella pasta sfoglia. Non c'è bisogno di essere super precisi, non vi preoccupate. Fate uscire più aria possibile che eventualmente è stata incorporata, poi piegate anche nell'altra direzione.
Se volete, formate una palla e mettete l'impasto a lievitare di nuovo per altri 30 minuti. A questo punto facciamo un coil fold. Il coil fold è un tipo di piega fatta in un modo un po' più delicato che non va a rovinare la lievitazione facendo uscire i gas intrappolati. Sollevate l'impasto con le mani umide e ripiegatelo su se stesso, poi girate la ciotola e ripetete. Il numero di volte dipende dalla resistenza che oppone l'impasto. Dopo un'ulteriore oretta di lievitazione ho deciso di procedere direttamente alla formatura della pagnotta, senza altri fold e preformatura, questo perché stava andando davvero a cannone. Inumidite il tavolo e adagiate l'impasto. Tirate un lembo verso di voi delicatamente e ripiegatelo facendo uscire eventuale aria inglobata con il movimento. Poi piegate l'altro lembo verso l'interno allo stesso modo. Girate l'impasto e arrotolatelo verso di voi stringendo bene bene bene. Se è troppo umido e non si appiccica, io consiglio di spolverarlo con della farina di riso. Infarinate leggermente un cestino di lievitazione e metteteci dentro il pane, dopo aver sigillato le estremità. Ora il pane può essere lasciato a lievitare ancora oppure può essere messo in frigorifero per la maturazione notturna. Questo penso che sia uno dei momenti più difficili e complicati nella panificazione, perché bisogna capire qual è il momento giusto per mettere il pane in frigorifero, tenendo conto che la lievitazione continuerà ad andare avanti per diverse ore, che sia a temperatura ambiente o in frigorifero, fino al momento della cottura. L'ideale, la cosa perfetta da fare, sarebbe quello di metterlo in un frigorifero quando arriva al 90% della lievitazione, però in un frigorifero molto freddo, che sia sui 2-3 gradi, o comunque in un punto del frigorifero che raggiunga quella temperatura. Questo sarebbe proprio l'ideale. Di solito i frigoriferi di casa non sono molto efficienti, soprattutto basta aprirli per alzare molto la temperatura, quindi meglio metterlo nel ripiano più basso, che è quello più freddo, quando raggiunge circa il 70-80% della lievitazione, in modo che abbia ancora un margine di crescita e non vada oltre. Quindi capire il momento giusto è abbastanza difficile, ci riuscirete facendo l'occhio, facendo il pane tante volte con un po' di esperienza. Il consiglio che vi posso dare è quello di ripetere più volte la stessa ricetta, la stessa identica ricetta, facendo molta attenzione a ogni singolo passaggio. Un altro consiglio è state un po' indietro con la lievitazione, perché il pane è meglio che sia meno lievitato piuttosto che troppo lievitato. Se va oltre con la lievitazione non ci sarà oven spring, non si aprirà ma si afflosserà in cottura, invece se siete un po' indietro ci sarà comunque un margine di espansione e verrà meglio. Il giorno successivo il pane è cresciuto ulteriormente e ha sviluppato nuovi aromi. È pronto per essere infornato. Vi consiglio di usare della carta forno sotto il pane perché se esce un po' di anduia tende ad appiccicarsi molto. Preriscaldate il Dutch oven o la pietra refrattaria nel forno per almeno 30 minuti a 230 gradi. Rovesciateci sopra il pane con la carta forno e fate un taglio utilizzando una lametta o un coltello molto affilato. Io ho poi messo due cubetti di ghiaccio e ho spruzzato un po' d'acqua direttamente sul pane. Potete farlo anche voi se volete, secondo me aiuta con l'oven spring. Coprite e infornate per 25 minuti. A questo punto togliete il coperchio e cuocete per altri 20-25 minuti, abbassando il forno a 200 gradi, in modo da fare una bella crosta. Perché ricordatevi, lo sbalzo termico è quello che ci aiuterà ad avere una crosta più spessa e croccante. Eccoci qua, dobbiamo fare un po' di considerazioni su questo pane. Prima di tutto si vede già che il pane ha lievitato un po' troppo per i miei gusti. Non che adesso non sia buono, però è andato un po' oltre con la lievitazione. E so anche il motivo. Me ne ero già accorto prima di infornarlo, però sto avendo dei problemi in questi giorni, quindi ho deciso di registrare il video comunque. Perché praticamente negli ultimi 2 o 3 mesi ho fatto il pane solo al ristorante dove ho un frigo che funziona molto bene. Qui invece a casa ho un frigorifero che d'estate fa una fatica incredibile. Come lo apri si alza la temperatura a 10 gradi e poi ci mette un sacco di tempo a riabbassarsi. Quindi con la stessa ricetta, facendo il pane l'altro giorno, mi sono accorto che andava molto oltre la lievitazione nonostante stesse in frigo. Per avere il pane cotto giusto dovrei stare tutta la notte allerta oppure rifarlo un'altra volta, insomma è un casino. Quindi direi che ci facciamo andare bene questo qui, che comunque ha un profumo buonissimo. Cosa possiamo dire di questo pane? Allora, essendo andato oltre con la lievitazione, anche tutte queste bolle che di solito si hanno sulla superficie sono venute un po' meno. Però comunque direi che la crosta va bene. Poi l'oven spring. L'oven spring io me ne sarei aspettato di meno, visto che è andato oltre la lievitazione, però comunque c'è un bello strappo. Niente di fantastico, però neanche male. Adesso direi che lo tagliamo, vediamo com'è dentro e facciamo il resto delle considerazioni. Allora, io sono un perfezionista, ancor di più se si parla di pane, quindi l'ho tagliato, questo è quello che si vede dentro. Come potete vedere qui c'è una grande sacca d'aria che può essere data semplicemente da un errore di formatura, sempre per il discorso che il pane, anche quando l'ho formato, nonostante io sia stato indietro, era già troppo lievitato. Avrei voluto fare una preforma e poi una formatura, ma ho dovuto fare la formatura direttamente perché era già troppo avanti. Però in generale la struttura interna è venuta bene,
In realtà è molto bella se non fosse per questo, per questa grande bolla d'aria. Ah, altra cosa che non mi piace tanto è che la crosta, soprattutto quella superiore, non è venuta molto spessa. Quella sotto sì, mi piace, bella croccante. Invece sopra è croccante, però non è esattamente come mi piace di solito. Io assaggio sempre il fondo prima, che mi piace di più. È molto buono, è leggermente piccantino per l'anduria, si sente il pomodoro, si sentono tutti i sapori. È veramente incredibile questo pane. Peccato che non sia venuto perfetto questa volta, però vi consiglio di provare questa ricetta. Se avete un frigo che funziona, sicuramente riuscirete. Comunque nel mio altro video, quello per il pane senza impasto, che vi ho lasciato qui sopra da qualche parte oppure qua sotto, trovate tutta la guida completa. Quindi per oggi è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!